Salve a tutti, gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo appuntamento numero 21 di Polis, primo piano sulla politica. Nella puntata di oggi partiremo dal MES, che nel momento in cui registriamo sembra quasi sicuramente verrà rimandato a dopo l'estate. Il governo cerca di prendere tempo per non soccombere sotto il peso tanto delle opposizioni quanto dell'Europa. Dopodiché affronteremo quello che è stato dibattuto all'interno del Consiglio europeo del 29 e del 30 giugno con la protagonista Giorgia Meloni, che ha dovuto fare da pacera, anche se non c'è riuscita fino in fondo, con i ministri polacchi e ungheresi sul tema immigrazione. Poi, venendo alla politica interna, DL Lavoro, che riceve la fiducia alla Camera dopo averla ricevuta anche in Senato e quindi è pronto per la conversione, nonché finalmente la nomina di un commissario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, il famigerato generale Figliuolo. Chiuderemo poi presentando quelli che sono i risultati delle elezioni regionali in Molise. Ovviamente ospiti di questa puntata sono il professor Luca Lanzalaco, professore di scienza politica, ricordiamolo, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Buonasera Umberto. Partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Ci hanno provato in tutti i modi a far traballare le certezze del governo sul MES in queste ultime settimane. Dalle opposizioni alla Commissione europea, fino anche al ministro dell'economia Giorgetti, tutti hanno spinto verso una direzione contraria alla volontà di Giorgia Meloni. Ma al momento possiamo ipotizzare uno scampato pericolo. Un accordo è stato infatti trovato all'interno del centrodestra, che prevede la votazione compatta a favore della sospensiva di 4 mesi, con buona pace del PD. La maggioranza scioglierà quindi il nodo sulla ratifica del MES ai primi di novembre, in piena sessione di bilancio, e a meno di 2 mesi dalla scadenza del 31 dicembre, data entro la quale i 20 paesi che lo hanno firmato devono ratificarlo, pena il ritorno al vecchio meccanismo. Mentre si svolgeva la discussione alla Camera sul tema, Giorgia Meloni era a Bruxelles per partecipare alla riunione del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. Un incontro che si annunciava come fondamentale per la questione migranti, dopo l'accordo trovato a Lussemburgo denominato Patto per l'immigrazione. 2 giorni di colloqui intensi che però si sono conclusi con un nulla di fatto, nonostante il ruolo centrale assunto dalla nostra Presidente del Consiglio. Durante la seconda giornata di lavori, infatti, la leader di Fratelli d'Italia ha dovuto incontrare il primo ministro polacco Morawiecki e il suo omologo ungherese Orbán, per cercare di trovare una mediazione rispetto alle loro posizioni che hanno letteralmente bloccato le conclusioni del Consiglio sul tema. Un'impresa ardua che Giorgia non è riuscita a portare a termine non smuovendo di un centimetro la volontà di Varsavia e Budapest, già contraria al patto approvato a maggioranza qualificata dal Consiglio Affari Interni il mese scorso a Lussemburgo. In compenso sono filati lisci i lavori di conferma del sostegno militare all'Ucraina, con i leader europei che hanno incontrato Stoltenberg e Zelensky per discutere la cooperazione UE-NATO e della sicurezza euroatlantica, promettendo 1 milione di munizioni di artiglieria al paese prima del marzo 2024. Venendo alla politica nazionale, risolta la questione politica Emilia-Romagna con la nomina del generale Figliuolo a commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione, vedremo se si riuscirà a risolvere per tempo anche quella idrogeologica. Infine successo anche sul DL Lavoro, che dopo l'ennesima questione di fiducia ha ottenuto l'ok alla Camera per essere trasformato in legge. Un anno è ormai passato, e nonostante il terreno accidentato, pare che il governo abbia capito come muoversi per evitare la caduta. Ed è proprio sulla questione MES che il governo rischiava fortemente la caduta, come dicevamo nel servizio, o comunque traballava molto. Ricostruiamo cosa è accaduto. A un certo punto, il 21 giugno, c'è stata l'apertura del ministro dell'economia Giorgetti alla ratifica della riforma del MES, dopo che nel corso di questi mesi noi avevamo sempre commentato una ferma opposizione da parte
dell'esecutivo, in particolare di Giorgia Meloni, su questa questione. Dopodiché il 22 giugno nella Commissione Esteri della Camera è stato approvato il testo base del disegno di legge che poi è pervenuto in discussione alla Camera il 30 giugno e in quell'occasione addirittura la maggioranza non si è presentata e quindi ovviamente questo testo base è stato votato soltanto dai partiti di opposizione, anche se il 5 Stelle ha preferito astenersi. Dopodiché è approvato in aula il 30 giugno, il governo, la maggioranza, ha presentato una sospensiva di 4 mesi e quindi appunto per questo ne parliamo di un MES che è probabilmente rimandato a dopo l'estate. Perché diciamo probabilmente? Perché al momento in cui stiamo registrando questa sospensiva non è stata ancora votata, ma a meno di sorprese che sarebbero davvero molto scomode per il governo, ci attendiamo appunto una votazione compatta della maggioranza sul tema e quindi per rimandare a dopo l'estate la discussione sul MES. È importante tenere ben presente che ovviamente il MES deve essere ratificato entro il 31 dicembre da tutti i paesi dell'Unione Europea che devono appunto votarlo, altrimenti il meccanismo, questo nuovo meccanismo, non potrà entrare in esecuzione. Partiamo subito quindi con le domande ai nostri ospiti per ascoltare il loro pensiero. Professor Lanzalaco, come giudica questa strategia del governo per rimandare a dopo l'estate la discussione sul MES? È una strategia giusta, valida, se domani verrà approvata la ratifica, cioè i 4 mesi di proroga. Tenete conto che se non viene approvata domani, la prossima puntata discuteremo di come mai è caduto il governo. Quindi, perché la maggioranza si gioca tutto, e Giorgia Meloni si gioca tutto su questa questione. Comunque è una decisione giusta, sarà una decisione giusta se a questa decisione di proroga seguirà anche un adeguato dibattito, perché la posizione sostenuta da Giorgia Meloni, cioè che vada discusso l'intero, come viene chiamato, pacchetto dei provvedimenti europei che vanno dal PNRR al MES, alla riforma del patto di stabilità, ecco, questo pacchetto deve essere discusso nella sua completezza, nella sua globalità. Quindi 4 mesi sono pochi, anche perché c'è la lunga pausa estiva, però devono essere sfruttati al meglio, altrimenti la proroga di 4 mesi non servirà a nulla o quasi, a meno che l'idea sia quella di arrivare a novembre, poi tergiversare, e chi conosce i regolamenti parlamentari sa come far passare il tempo e arrivare a fine anno, come si suol dire, facendo melina e quindi mandando all'aria tutto il progetto. Ecco, in questo caso avremo davanti mesi e mesi di fibrillazione. Quindi per concludere e riassumere, la proroga è giusta. La proroga di un anno era una lieve ipocrisia, perché prorogare di un anno voleva dire di fatto non ratificare, il che dal punto di vista sostantivo a mio parere era giusto, però allora meglio andare subito al confronto. E la proroga è giusta, i 4 mesi dovranno essere sfruttati adeguatamente, anche perché, poi mi taccio, anche perché se la maggioranza, o meglio, le forze di maggioranza, le forze che all'interno della maggioranza sono molto critiche nei confronti del MES e dell'Europa, saranno abili e riusciranno anche, a mio parere, a infrangere le posizioni che attualmente sembrano monolitiche, ma monolitiche non sono, dell'opposizione. Quindi aprire una breccia all'interno
del Movimento 5 Stelle e anche del PD, perché ci sono, nonostante le posizioni ingenue della segretaria, però ingenue nel senso che oggi ha rilasciato una dichiarazione richiamando l'accordo del manifesto di Ventotene, che non c'entra ormai più nulla con quello che è diventata l'Europa, quindi quindi un dibattito serio potrebbe servire fra l'altro anche a questo, a scalfire queste posizioni apparentemente monolitiche all'interno dell'opposizione. Assolutamente. Ricordiamo tra l'altro che lei ha pubblicato proprio ieri sul nostro sito un articolo che spiegava come la questione del metodo, come tra l'altro ha anche sottolineato Giorgia Meloni, è più importante del merito rispetto a questa questione del MES, proprio perché è un provvedimento che va analizzato nella sua complessità. E, Umberto Del Nuce, il dibattito intorno al MES, soprattutto da parte delle opposizioni, possiamo, dimmi se sei d'accordo, sicuramente categorizzarlo come abbastanza fazioso, perché si è parlato di un'Italia che bloccava un processo che in Europa invece vedeva tutti d'accordo, quasi come se senza questa ratifica il MES non esistesse proprio. In realtà invece un MES c'è e tra l'altro già è un'opzione da poter utilizzare. C'è invece questa ratifica di questo nuovo MES che si vuole imporre, che in realtà serve forse più alle banche che agli stati. Tu che ne pensi? Sì, sono d'accordo, nel senso che in effetti il MES è già stato firmato, ratificato dall'Italia, quindi in questo momento si sta unicamente discutendo di alcune modifiche che in qualche modo aumentano l'invasività, ecco, di questo fondo e di questo meccanismo, la capacità poi quindi di orientare le politiche nazionali dei paesi che ne fanno ricorso, così come anche l'utilizzo in ambito bancario e anche non secondariamente della possibilità accordata al MES di creare un rating della sostenibilità dei debiti degli stati, e questo in qualche modo svuota il significato di coloro che dicono lo ratifichiamo ma poi non lo usiamo, perché questo strumento in mano al MES gli permette unilateralmente di incidere sulla reputazione dei debiti delle nazioni, mettendoli evidentemente in difficoltà e quindi obbligandoli poi a fare ricorso al fondo stesso. Diciamo anche per completezza che questa possibilità, seppur non così esplicitata, in qualche modo esiste già, perché l'abbiamo anche visto in Grecia, nel senso che comunque se la Banca Centrale Europea smette di acquistare titoli, in qualche modo compromette la stabilità e la solvibilità dei debiti, in qualche modo quindi influenzando poi le macroeconomie dei singoli paesi e in qualche modo spingendoli o al default o a fare ricorso a strumenti di salvataggio vari. Quindi in realtà, anche se in maniera mascherata, questa possibilità esiste già. Però in qualche modo queste modifiche che vengono così richieste ai paesi, in qualche modo lo mettono quasi nero su bianco. E così mi viene da dire che la mia speranza è che il ragionamento dietro questa sospensiva sia stato, visto anche le posizioni espresse ultimamente dal governo, quella di dire se adesso non lo ratifichiamo, fanno saltare il governo sicuramente, impongono un governo tecnico con l'unico finalità di ratificare
queste modifiche. E questa sospensiva in qualche modo ripara un po' questa posizione, perché arrivando a 2 mesi dalla scadenza, poi è evidente che se lì sarà facile prendere tempo, ma anche qualora il governo venisse fatto saltare all'ultimo, non ci sarebbe poi il tempo tecnico di creare un nuovo governo tecnico e riprocedere all'esame e alla ratifica. Quindi così vorrei sperare che il ragionamento di questa sospensiva sia blindare il rifiuto di ratificare queste modifiche al MES senza, diciamo, porre in pericolo istituzionale la sopravvivenza del governo stesso. Ecco, quindi delle tempistiche veramente importanti da considerare. Giustamente ricordiamo che noi stiamo registrando questa sera, che è martedì 4 luglio, la puntata però andrà in onda domani, e quindi in base a quelle che sono le discussioni che dovrebbero tenersi alla Camera, questa sospensiva dovrebbe già essere stata votata domani, quando appunto poi la puntata andrà in onda. Noi stiamo ragionando dando quasi per scontato appunto che questa sospensiva verrà votata in maniera compatta dalla maggioranza, perché sennò appunto, come diceva giustamente il professor Lanzalaco e come hai giustamente sostenuto anche tu, nella prossima puntata, se ciò non dovesse essere, ovviamente potremmo parlare di un governo di in imminente caduta libera, sicuramente. Ecco, quindi bisogna vedere adesso cosa come si muoverà il fronte, diciamo, Promes, perché probabilmente capiranno che la loro posizione diventa debole a 2 mesi poi dalla scadenza, e quindi bisogna vedere se, diciamo, così rischieranno di arrivare alla fine, oppure se anticiperanno eventuali mosse per evitare di arrivare proprio alla scadenza senza il tempo materiale di in qualche modo imporre questa ratifica. Assolutamente. Mentre si discuteva appunto alla Camera sulla sospensiva il 30 giugno, Giorgia Meloni però non era in Italia, perché era volata a Bruxelles per partecipare al Consiglio d'Europa. Consiglio d'Europa che si è sviluppato su 2 temi principali. Da un lato il sostegno all'Ucraina, che è stato ovviamente confermato senza alcun tipo di dibattito particolarmente dispendioso, e dall'altra parte invece c'era la questione migranti, una questione che va avanti, sappiamo, ovviamente da mesi, ne abbiamo parlato più volte, e però sembrava essere avviata su un giusto binario, perché il mese scorso a Lussemburgo i paesi avevano firmato questo cosiddetto patto per l'immigrazione, che in qualche modo aveva messo d'accordo tutti i paesi europei, sia appunto i primi paesi di arrivo, quindi coloro che sono i primi ad accogliere i migranti, sia quelli successivamente dove i migranti vengono spostati. Però durante il Consiglio d'Europa di questi 2 giorni invece c'è stato un muro alzato dai ministri della Polonia e dell'Ungheria per quanto riguarda appunto la questione immigrazione, che non ha permesso ai lavori di procedere spediti come invece si immaginavano tutti. Allora ne abbiamo il contributo, che sono le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che cerca di stemperare la tensione, anche perché a lei era stato chiesto di smorzare i toni dei 2 ministri conservatori, cosa che però non è riuscita a fare. Allora chiedo a Giulio di andare con il primo contenuto. Dunque, guardi, complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza. Su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell'utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane, per cui ripeto, mi pare che insomma la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, ma sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura. Per quello che riguarda le migrazioni, non devo ricordare appunto che
quello che oggi c'è scritto nelle conclusioni del Consiglio era probabilmente impensabile 8 mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, insomma, anche col contributo di altre nazioni, ma insomma tra l'annosa divisione, no? Tra paesi di primo approdo, paesi di movimenti secondari, a un approccio unico che risolve i problemi di tutti, che è quello sulla dimensione esterna. Ecco, come detto, Giorgia Meloni cerca di stemperare gli animi parlando appunto di conclusioni comunque positive, ma in realtà le sue dichiarazioni fanno riferimento a quanto già precedentemente pattuito a Lussemburgo e sottolineano come non ci sia stato invece nessun tipo di novità da parte del nuovo Consiglio europeo. Professor Lanzalaco, questi rapporti dell'Italia con l'Europa, che abbiamo visto prima con la questione MES, ma anche col PNRR, dal punto di vista economico non sono così idilliaci, invece per quanto riguarda la questione migranti vedono una Giorgia Meloni molto più propositiva rispetto agli anni di forte opposizione sull'immigrazione. Sì, io penso che Giorgia Meloni, essendo persona molto intelligente, molto pragmatica, si renda conto che l'Italia è l'anello debole, perché è un paese di primo approdo, quindi l'Italia ha bisogno di collaborazione, di un atteggiamento collaborativo da parte degli altri paesi europei. Quindi penso si tratti di un atteggiamento pragmatico dove appunto il punto di riferimento è l'interesse nazionale, che è quello che noi non rimaniamo gli unici a, come si suol dire, col cerino in mano, ecco, perché il rischio è questo. Ecco, ma il fatto che a Giorgia Meloni sia stato chiesto di cercare di stemperare i toni di due premier, di due primi ministri che comunque sono conservatori, e poi assistiamo alle dichiarazioni di Tajani che per esempio parla di un'incompatibilità tra il governo italiano e un possibile governo Le Pen in Francia. Ecco, da questo punto di vista lei come legge le mosse del governo italiano dal punto di vista dei rapporti con le forze europee, anche conservatrici? Ma è un po' il paradosso del sovranista, nel senso che da un lato il sovranista cerca, il sovranista lo uso fra virgolette e con una leggera ironia ovviamente, il sovranista cerca l'aiuto, la collaborazione di altri governi e di altre forze politiche, chiaramente con un orientamento politico affine. L'orientamento politico affine è quello sovranista, per cui per definizione il sovranista bada agli interessi nazionali, agli interessi propri. È un paradosso, questo è il motivo per cui, fra l'altro, a livello europeo le forze conservatrici fanno oggettivamente fatica a trovare punti d'incontro, perché è difficile trovare punti d'incontro fra attori che dicono noi badiamo al nostro interesse, perché vorrebbe dire che c'è un interesse collettivo che a quel punto è la negazione logica del sovranismo stesso. Ripeto, uso il termine sovranista in maniera ironica e fra virgolette, ma per adeguandomi un attimo alla neolingua che viene utilizzata, però i concetti sono questi. Mi unisco alla sua ironia dicendo che forse c'è bisogno di un internazionale sovranista tra i vari governi europei, come anche quello spagnolo, insomma, che non è al governo Vox, ma sappiamo. È uno simbolo, l'internazionale sovranista è uno simbolo. Umberto Del Nuce, ti chiedo se la questione migranti può essere utilizzata per
andare a modificare i meccanismi di funzionamento dei consessi europei, che appunto prevedono che ci sia l'unanimità su molte decisioni, e poi ovviamente anche un commento per quanto riguarda la questione del sostegno all'Ucraina, perché dicevamo è filato tutto liscio rispetto ai rapporti con la NATO e con l'Ucraina. È stato ascoltato Stoltenberg, è stato ascoltato Zelensky ed è stata è stato confermato questo sostegno. Addirittura si parla di 1 milione di munizioni di artiglieria entro marzo 2024. Come la vedi tu? Per quanto riguarda la prima parte della domanda, credo di sì, anche perché in realtà spinte verso il superamento del meccanismo dell'unanimità in ambito europeo c'era già da tempo, e ho letto qua e là delle dichiarazioni in pratica che, facendo rilevare come la posizione, per esempio, sull'immigrazione di alcuni governi abbia in qualche modo bloccato un iter legislativo in ambito europeo, che questo avrebbe dimostrato tutti i limiti di una governance europea caratterizzata appunto da il meccanismo dell'unanimità, e da più parti vi sono spinte di riformare i trattati in modo tale da prevedere che le decisioni vengano assunte a maggioranza. Questo ovviamente pone però delle criticità, perlomeno per quanto riguarda l'Italia, perché per la Costituzione italiana la sovranità appartiene al popolo e in realtà non può essere ceduta, può essere limitata, sono previste limitazioni di sovranità, ma non cessioni integrali. E quindi è evidente che ci sarebbero situazioni delicate nel caso in cui, per esempio, il governo italiano porti anche con un mandato popolare una certa posizione che però non gode della maggioranza europea, e quindi il governo italiano si trova magari, lo Stato italiano, obbligato a subire una decisione europea diciamo approvata a maggioranza, quando il potere sovrano italiano l'abbia respinta. E questo ovviamente crea dei problemi di integrazione dei diritti europeo e italiano, perché comunque è vero che il diritto europeo ormai è considerato prevalente rispetto a quello italiano, però con il limite dei controlimiti della Costituzione, cioè comunque almeno fino ad oggi l'interpretazione pacifica di tutto l'impianto giudiziario, e che comunque neanche la normativa europea può violare i principi cardine della Costituzione, e in particolare i principi espressi dei primi 12 articoli. E quindi evidentemente anche il fatto che la sovranità appartiene al popolo, che è rafforzata anche dalla previsione del diritto del cittadino italiano di concorrere alla vita politica, anche incidendo sugli indirizzi politici, sia attraverso la politica attiva, sia attraverso l'espressione del voto. E quindi è ovvio che questo diritto e questa sovranità non può essere compressa da meccanismi di governance europea. Anche tutto questo, diciamo, riflette una debolezza istituzionale iniziale, per il fatto che l'Unione Europea è nata come unione economica e poi si sta trasformando in una unione politica, però con ancora dei limiti di democratici, perché per esempio la divisione dei poteri non è così netta. Il potere legislativo e comunque condiviso anche con la Commissione europea, quindi con il potere esecutivo, con il Consiglio europeo, con i governi, quindi di fatto ci sono dei limiti democratici, proprio per il fatto dell'iter di formazione di questo complesso organismo, e quindi trasformarlo di colpo in una federazione pone delle gravi criticità di rapporto fra due entità e due sovranità evidentemente diverse. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, quindi il sostegno all'Ucraina, su questo
secondo me l'Europa esprime una posizione abbastanza miope. Da un punto di vista umano, umanitario, non si può non notare che continui aiuti bellici allontanano sicuramente la pace e causano sicuramente più dolori, più ferite in una situazione che è difficilmente risolvibile sul campo. Quindi allontana ancora di più piccoli spiragli di diplomazia. E io sono rimasto personalmente colpito dalle dichiarazioni, credo, di oggi di Medvedev, che sosteneva che un apocalisse nucleare non è solo possibile, ma probabile. Probabile perché è evidente che vi è una chiara e esplicita intenzione del blocco occidentale, del blocco NATO, di sconfiggere la Russia militarmente sul campo. E ovviamente la Russia questo non lo può accettare. Contemporaneamente il blocco occidentale non può accettare una resa, sia per motivi così di egemonici che per motivi anche così tattici e strategici, e quindi è una situazione che non presenta grosse vie d'uscita. E in questa ottica, continuare a inviare munizioni e armi sul campo indebolisce in realtà l'Europa, perché se uno si mette dal punto di vista russo, sa che la guerra in questo momento è con il blocco NATO, e gli va bene che il blocco NATO continui a armare l'Ucraina, che comunque non ha speranze in sé di battere la Russia sul campo. Però in questo modo, quando e se la guerra investirà il campo europeo direttamente, la Russia troverà un'Europa senza più arsenali, svuotati da tutte queste da questi prestiti all'Ucraina, per cui in realtà è una guerra di logoramento che probabilmente la Russia ha calcolato di poter resistere più a lungo del blocco europeo, e vediamo chi ha più arsenali in campo, però appunto l'Europa in realtà indebolisce la propria posizione strategica, perché un domani, qualora ve ne fosse bisogno, si troverà con un blocco di paesi divisi al proprio interno, deindustrializzati, con gli arsenali vuoti, contro un blocco di superpotenze militari e industriali che in questo momento si sta unendo per superare la supremazia del dollaro e, diciamo, l'egemonia politica che a guida, diciamo, statunitense, che ha dominato per l'ultima parte del Novecento. Certo. E insomma, quindi diciamo, non nutro grande ottimismo rispetto alla posizione europea nell'ambito della guerra in Ucraina. Anzi, io noto che la propaganda occidentale sulla questione guerra è molto simile, rispecchia molto anche la propaganda che viene utilizzata all'epoca sui vaccini e sul Covid, quindi questo continuo rimandare la vittoria. Ucraina, o comunque la sconfitta russa di 3 mesi in 3 mesi, di 6 mesi. Si parlava della Russia che stava finendo le munizioni, si parlava della grande controffensiva ucraina che però in realtà dalla primavera poi è slittata in estate, ancora la dobbiamo vedere. E lo stesso si faceva col Covid, ci riabbracceremo tra 3 mesi, ci riabbracceremo tra 3 mesi e così è stato. Addirittura poi nel Consiglio europeo l'Unione Europea si permette addirittura di biasimare paesi come l'Iran o la Bielorussia che stanno appoggiando la Russia, e l'Iran è un paese che poi ovviamente vorrebbe entrare a far parte di BRICS, e giustamente tu dicevi, i BRICS si stanno portando avanti anche dal punto di vista economico, non soltanto militare, per la dedollarizzazione. Quindi è chiaro che c'è un mondo multipolare che sta nascendo e la cecità con cui i leader europei affrontano la questione, o comunque propagandano la questione ai popoli europei, è incredibile. Infatti è uno dei motivi per cui dicevo prima che non vedo una. Cioè, che è difficile intravedere uno spiraglio diplomatico, proprio perché in questo momento mi sembra che le
gli Stati Uniti non possano accettare in qualche modo una resa a un campo che si sta organizzando negli scambi internazionali senza di lei, perché l'economia americana e la struttura del dollaro possono sopravvivere solo nella misura in cui il dollaro rimane la moneta di riferimento internazionale degli scambi, mantenendo così alta la domanda. Ma se il mondo si organizza in maniera alternativa e tutto l'impianto proprio economico di questa superpotenza che viene meno, perché è costruita per sopravvivere solo in quanto egemonia senza secondi. E Certo. quindi la Russia questo lo sa, e quindi quindi sono tutti all'angolo. Quindi il problema è questo, che sono tutti disposti a lottare fino alla fine, perché per entrambi i campi diventa una questione di sopravvivenza in un certo senso. Certo. Professore, le chiedo anche a lei a questo punto una battuta sulla questione ucraina e sulla propaganda dei nostri leader rispetto a come questa guerra sta andando. Ma concordo con tutto quanto ho sentito, ascoltato con grande interesse fino adesso. Concordo pienamente. L'Europa sta, i paesi europei, perché l'Europa, come dice Dario Fabri di Limes, l'Europa non esiste, esistono i paesi europei, stanno dimostrando una totale mancanza di iniziativa, di soggettività, quindi sono completamente supini, acquiescenti rispetto a una logica che chiaramente va non nella direzione di una tregua, di una soluzione pacifica. Fra l'altro, un punto che è stato sollevato da alcuni, ma non a mio parere con la dovuta forza, con la dovuta enfasi, è che l'Unione Europea, l'Europa, ha contribuito negli anni scorsi attivamente a questa lunga azione di provocazione nei confronti della Russia, con progressivamente la progressiva inglobamento di paesi che prima, gli ex paesi comunisti che funzionavano prima, svolgevano la funzione di paesi cuscinetto e che via via sono stati invece incorporati dall'Unione Europea, al fatto di permettere ai confini esercitazioni militari. Quindi l'Europa, quando si è trattato di provocare la Russia, ha partecipato attivamente. Adesso invece si ritira e non sa avere una sua posizione. Quindi ecco, è un'ennesima prova della incapacità politica dell'Europa, che al massimo riesce a integrare mercati, al massimo riesce a creare una moneta fantoccio qual è l'euro, ma quando si tratta di affrontare questioni sostantive non ha una propria posizione autonoma. Ammesso che ce l'abbia avuta, ce l'ha sempre meno. Certo, assolutamente. A proposito di questo allargamento, nei documenti finali del Consiglio europeo, appunto di questi 2 giorni, si parla appunto dell'allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e possibilmente in futuro anche alla Georgia, proprio dell'Unione europea, per rimanere in tema di provocazioni. Passiamo alla politica nazionale, di cui c'è tanto di cui parlare. Perché finalmente è stato sciolto il nodo commissario per la ricostruzione. Perché ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, c'era questa necessità da parte della regione Emilia-Romagna soprattutto di avere un commissario per la ricostruzione con Bonaccini che non si era, diciamo, autocandidato, ma quasi, perché riteneva di essere forse la persona migliore dal suo punto di vista per poter gestire l'emergenza. Invece il governo ha tentennato a lungo, e finché non è arrivata dal Consiglio dei Ministri del 28 giugno
la nomina del generale Figliuolo a commissario per la ricostruzione dei territori colpiti ovviamente dall'alluvione. Una nomina che, come ha spiegato anche il ministro per la protezione civile Musumeci, durerà 5 anni. Allora, vediamo subito il servizio e poi commentiamo insieme la notizia. Prego Giulio. Nessuno ha potuto eccepire nulla sulla nomina, vista la sua gestione della campagna vaccinale ai tempi del Covid, quindi sul fatto che il generale Francesco Paolo Figliuolo adesso è il nuovo commissario nominato dal governo per la ricostruzione dei territori alluvionati quasi 2 mesi fa, dall'intero mondo politico arrivano parole di plauso per la scelta della persona, ma non sono tutte concordi invece sull'opportunità di un commissario unico centrale. Perplessità per esempio arrivano da PD e Terzo Polo e ancora dall'opposizione si torna anche a sottolineare il tempo che c'è voluto per arrivare a questa decisione. È il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, fin da subito candidato al ruolo di commissario, a definire sbagliata la scelta del governo, operata secondo un modello centralistico, dice, senza nulla togliere, però all'apprezzamento per Figliuolo, chiarisce Bonaccini, con cui garantisce l'intenzione di collaborare appieno. Del resto sia lui che i presidenti di Marche e Toscana, Acquaroli e Gianni, sono stati nominati subcommissari e di fatto la struttura immaginata dal governo prevede dunque un coordinatore e 3 vice, ognuno con competenze specifiche per la sua regione. Dovranno affrontare danni che al momento vengono stimati dalla regione Emilia-Romagna in quasi 9 miliardi di euro. Per agevolare questo lavoro di ricostruzione, ma guardando anche al futuro, il governo ha poi approvato un disegno di legge con misure di semplificazione e accelerazione valide per ogni tipo di calamità in tutto il paese. Professore, resto su di lei. Che ne pensa di questa nomina che, anche se tardiva, finalmente è arrivata? È tardiva, questo è un dato di fatto importante, perché mentre erano in corso queste trattative, questi contenziosi politici, intanto le popolazioni locali hanno dovuto affrontare i problemi con dispendio di risorse economiche molto consistente, che non verrà coperto, che non è stato coperto, non verrà coperto dai fondi stanziati. Quindi quello del ritardo è un dato non cronologico ma politico, e quindi questo è importante, ecco, perché nel frattempo vabbè, lo si è ricavato dai giornali, io poi ho contatti a livello puramente personale con colleghi, colleghe di quelle zone e che abitano in quelle zone, e non è che le popolazioni locali siano state con le mani in mano ad aspettare che il governo decidesse, anche perché nel frattempo c'erano problemi concreti, c'era fogne che sgorgavano, animali morti in putrefazione e quant'altro. Quindi il ritardo è un dato politico che nella migliore delle ipotesi possiamo leggere come una ricerca di un compromesso, nella peggiore delle ipotesi possiamo leggerlo invece come un comportamento vendicativo nei confronti di un'area dove ecco, un'area che è rimasta, per usare il termine utilizzato da Giorgia Meloni, rimane ancora una roccaforte del PD e della sinistra. Quindi il ritardo, ecco, non lo lascerei passare in cavalleria. E secondo dato, la centralizzazione, questa è evidente. Ora, non basta fare un giro in elicottero come ha fatto il generale con Bonaccini, bisogna conoscere il territorio in maniera approfondita. Speriamo sinceramente che Figliuolo acquisisca queste conoscenze in tempi rapidi, perché conoscere il territorio, ecco, ripeto, non vuol dire semplicemente averne una visione puramente geografica. Conoscere il territorio vuol dire anche conoscere le coltivazioni che c'erano, conoscere le potenzialità, conoscere le risorse che c'erano e non ci sono più. Terzo punto, il generale Figliuolo, che è ormai diventato
no, avete presente quando c'è la cassetta rossa in caso d'emergenza a rompere il vetro, ecco, già il Figliuolo, questo, quindi c'era il problema dei vaccini e c'era Figliuolo, poi è stato nominato, se non ricordo male, per un breve periodo anche come coordinatore degli interventi in Ucraina per l'Italia, adesso l'alluvione. Ora sarà una, anzi è sicuramente un'ottima persona, però è un esperto di logistica, mentre quello che veniva richiesto ed è richiesto tuttora è un esperto di sviluppo locale. Era più indicato più che un generale esperto di logistica, era più indicato casomai un esperto di un agronomo, un qualcuno che conoscesse l'agricoltura, che conoscesse i problemi produttivi del territorio, perché la logistica vuol dire saper spostare dei materiali in maniera razionale, e qua il problema non mi sembra sia questo, anche perché di materiali pare ne siano rimasti ben pochi, li ha cancellati l'alluvione, quindi si tratta di ricreare qualcosa, e quindi non penso proprio abbia le competenze in questo campo, in altri se sicuramente un luminare, però in queste non mi lascia un po' perplesso, ecco, l'unica cosa che mi rassere in un minimo è quella dei tre governatori messi in quella posizione che probabilmente possono renderlo edotto sui problemi dei territori, ecco. Indirizzarlo sui problemi dei territori, indirizzarlo, sì, formarlo. Umberto, credi che la non nomina di Bonaccini possa essere stata una mossa del governo anche in vista delle elezioni europee del 2024 per evitare di rafforzare un'opposizione, il PD, che in questo momento, almeno a livello nazionale, stenta ad avere un ruolo? Beh, sono piuttosto sicuro di sì, nel senso che comunque, come diceva anche il professore, come figura sarebbe stato più idoneo sicuramente qualcuno con il polso della situazione, cioè con la conoscenza dei luoghi, e quindi anche per questo che, diciamo, Bonaccini in qualche modo non si era proprio candidato, ma quasi, diciamo, obiettivamente poteva avere qualche senso, diciamo, come nomina, a prescindere poi dall'opinione che chiunque può avere Bonaccini, però è evidente che sarebbe stato un bel assist in vista soprattutto delle elezioni europee del prossimo anno, perché è evidente che come ruolo è un ruolo che avrebbe dato comunque un certo prestigio e comunque se svolto con serietà e impegno a difesa delle popolazioni, anche da un punto di vista elettorale, avrebbe potuto costituire un patrimonio elettorale ben spendibile. Quindi credo proprio che il ragionamento di come evitare di fare questo assist a un PD in grandissima difficoltà sia stato fatto. Il Figliuolo è un personaggio, diciamo, abbastanza neutro, che non ha, perlomeno per adesso, mire politiche, per cui non ha, diciamo, intenzione o bisogno di capitalizzare questa nomina dal punto di vista politico, e quindi, tra virgolette, contenta un po' tutti. Un Figliuolo per tutti i casi, per tutte le necessità. Passiamo a un altro argomento importante di politica. Perché, I Figliuoli sono pezzi e cuore. I Figliuoli pezzi e cuore. In continuità comunque con il governo Draghi, alla fine il governo Meloni, anche su questo c'è poco da dire. E passiamo a un altro tema di politica nazionale, che è il decreto legge lavoro. Un decreto legge che era appunto stato approvato in quanto decreto legge negli scorsi mesi e doveva essere trasformato in legge, aveva ottenuto l'ok del Senato il 22 giugno
E nella giornata di martedì 27 giugno anche la Camera ha dato l'ok per la trasformazione in legge, non senza però la necessità da parte del governo ancora una volta di porre la fiducia sulla conversione in legge. Una fiducia appunto che abbiamo commentato più volte è tra le caratteristiche di questo governo, almeno in questo primo anno istituzionale di vita. E, un provvedimento, quello appunto sul lavoro, che ha dato il là a varie contestazioni da parte delle opposizioni, anche da alcune frange sindacali. E vediamo quindi subito il commento dell'ex premier e diciamo rappresentante dei 5 Stelle Giuseppe Conte, e poi commentiamo insieme il provvedimento. Prego Giulio dalla regia. Il governo ha introdotto una vera e propria controriforma che ha smantellato un pezzo importante del nostro sistema di welfare, a cui poi avete scelto di introdurre anche una misura che ha elevato a regola e ha legittimato il precariato a vita. C'è qualcosa di profondamente ipocrita e contraddittorio nella vostra politica, perché da un lato vi ergete a numi tutelari della famiglia, della natalità, dall'altro invece private i giovani e meno giovani della possibilità di costruirla una famiglia, di poter progettare il futuro. Ecco, Giuseppe Conte parla di una distruzione del welfare, perché sappiamo uno degli effetti del governo Meloni è stata l'eliminazione del reddito di cittadinanza, e dall'altra parte Conte appunto parla dell'istituzionalizzazione del precariato. Professor Lazzalaco, è d'accordo con questa analisi o è un po' propagandistica? È un'analisi selettiva e unilaterale, nel senso che il decreto lavoro è un documento complesso. Si articola in 16 punti, alcuni fra l'altro tecnicamente richiedono anche un minimo di approfondimento, non so se poi avrà tempo l'avvocato del Noce, però sono provvedimenti che vanno trattati entrando nel merito, ecco, evitando dei giudizi impressionistici. Quindi Conte cosa ha fatto? Ha selezionato su 16 provvedimenti, ne ha estrapolati due, e su quei due ha detto cose magari anche giuste, però ce ne sono altri 14. E quindi ci vuole un attimo di cautela. Cioè io analizzando da politologo, non da giurista, da politologo il decreto lavoro, ho l'impressione che ci sia dietro un disegno abbastanza preciso, il che non vuol dire condivisibile, però sicuramente preciso, non è una cosa raffazzonata, un disegno abbastanza preciso di politica del lavoro, del mercato del lavoro, ed è un mix da un lato di politiche assistenzialiste, dall'altro di politiche, potremmo chiamarle liberiste, quindi di smantellamento certamente di un sistema di garanzie. Quindi da un lato si lascia la briglia sciolta, un po' più sciolta agli imprenditori, dall'altro si cerca però di porre dei rimedi ai possibili effetti indesiderati di questo. Quindi io mi fermerei qui, cioè direi vorrei evitare giudizi affrettati e appunto che rischiano di diventare mera propaganda, perché è c'è dietro, come lo chiamiamo noi tecnicamente, un disegno di policy, disegno non in senso dispregiativo, per il termine tecnico, policy design, un progetto di policy non banale, il che, ripeto, non vuol dire giusto, però sicuramente non si può
non ci si può sbarazzare di questo decreto con un giudizio affrettato, superficiale. Umberto, allora a te l'onere di un giudizio più concreto su quelli che sono i contenuti principali del provvedimento. Ma come diceva il professore, è un provvedimento complesso perché ha vari punti. Alcuni è vero che precarizzano il lavoro o comunque vanno nella direzione, no, di un lavoro sempre più flessibile. D'altra parte vengono comunque poste dei cuscinetti assistenziali. È vero che viene revocato il reddito di cittadinanza, ma viene inserito un assegno di inclusione che va un po' a sostituirlo, è un supporto per formazione e lavoro, più vari fringe benefit. Quindi in qualche modo diciamo, l'assistenza verso i non occupabili, tra virgolette, rimane. Io volevo solo fare una piccola parentesi che comunque il reddito di cittadinanza è vero che è una misura assistenziale, ma in realtà secondo me è soprattutto una misura liberista, nel senso che comunque consente di trasferire un certo costo sociale allo Stato senza dover creare nuovo lavoro, quindi mantenendo comunque alta la disoccupazione e bassi livelli di salari. Quindi con una certa somma, invece che creare nuove opportunità di lavoro, viene mantenuto in un livello di occupazione basso, in modo tale da comunque calmierare i salari. Anche il cuneo fiscale va un po' in questa direzione, perché comunque viene presentato come un aiuto al lavoratore, in parte vero, ma è soprattutto un aiuto alle aziende, perché di fatto aumentano l'entrata salariale del lavoratore, ma abbassando i contributi dei datori di lavoro, per cui praticamente in realtà viene dato un benefit al lavoratore in un momento di alta inflazione, ma senza in realtà nominalmente alzare il salario. Per quanto riguarda lo smart working, è in realtà anche questa è una misura un po' ambigua. Da una parte è un favore al lavoratore, saranno molti lavoratori a gioirne, ma in realtà da un certo punto di vista economicamente è un favore alle aziende, perché esternalizzano certi costi. Le aziende possono non avere uffici molto grandi e comunque le utenze, internet e luce sono a carico del lavoratore stesso, e quindi un costo che viene scaricato, diciamo, sul lavoratore da un certo punto di vista. E anche i contratti a termine, appunto, dal punto di vista legale, il punto un po' più discutibile è forse questo, nel senso che vengono rimosse le causalità necessarie a rinnovare o prorogare i contratti a termine entro 12 mesi, ma anche i contratti fino a 24 mesi vengono resi prorogabili in base a tre causalità, cioè esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. E allora che è molto facile per un'azienda giustificare una proroga fino a 24 mesi per esigenze di natura organizzativa, produttiva o tecnica, cioè sono delle causalità talmente vaghe che poi diventa quasi impossibile per il lavoratore dimostrare la pura arbitrarietà di una proroga. E questo evidentemente va verso una precarizzazione del lavoro, perché fino a 2 anni in pratica il lavoratore rimane sempre con proroghe, e appunto è molto difficile la prova, come dicevamo prima, di un'eventuale arbitrarietà di una proroga. E così questi, diciamo, mi sembrano forse i punti
sostanziosi, ecco, del decreto lavoro, che comunque è un decreto in effetti complesso e sfaccettato, ecco. Sicuramente credo che vi sia stato un tentativo di tenere di compromesso, no, fra i vari interessi in campo. Poi giustamente è difficile una valutazione univoca, diciamo, tutto bianco, tutto nero di un decreto del genere, ma vi sono sicuramente delle ombre, vi sono anche degli strumenti, diciamo, assistenziali, e, insomma, ho cercato prima di illustrarlo. Assolutamente, grazie Umberto, e poi tra l'altro sono molto d'accordo, mi è piaciuta molto la tua analisi del reddito di cittadinanza, perché sono poche le persone che riescono a spiegare come sia una manovra in realtà molto più liberista di quanto non sia stata fatta passare negli ultimi anni. E vi chiedo di andare veloci per quanto riguarda l'ultimo tema della puntata, perché siamo ad un'ora, però è importante parlarne, e mi riferisco ai risultati delle elezioni regionali in Molise, e chiedo a Giulio di andare con l'ultimo contenuto di puntata che riassume la situazione, perché come potete vedere il candidato di centrodestra ha ricevuto il 62,2% di voti e quindi è risultato il più votato e eletto come presidente di regione, mentre al secondo posto, con quasi poco più, diciamo, della metà delle preferenze, il candidato che era sostenuto da una coalizione di centrosinistra più 5 Stelle, che ha ottenuto il 36,3, e poi in fondo una lista civica che ha ottenuto solo l'1,4. Il dato importante riguarda anche l'affluenza, perché rispetto alle precedenti elezioni regionali sono stati persi oltre 4 punti percentuali, che comunque è un dato che conferma le nostre preoccupazioni e le nostre analisi delle puntate precedenti. Professor Lanzalago, un commento al riguardo? Sì, sostanzialmente i risultati del Molise confermano quanto sta succedendo a livello nazionale, quanto è anche accaduto nelle varie elezioni regionali e amministrative che con cadenza, non dico settimanale, ma quasi, si sono succedute nell'ultimo anno. E andando a vedere un attimo i dati in termini percentuali, a me piace lavorare anche su quelli assoluti, ma onestamente non ho avuto il tempo di andare a vedere, quindi lavorando su quelli percentuali, le tendenze sono rispetto al 2018 un aumento del, guardando i candidati, del praticamente del 20% della destra. All'interno della destra Fratelli d'Italia ha più che quadruplicato il suo seguito, perché nel 2018 aveva il 4,45%, alle ultime, quindi 2023, è arrivato al 18,85, 18 arrotondiamo, 18,9%, quindi dal 4,5 al 19%, è più che chiaro cosa è successo. Se guardiamo l'opposizione, quindi le forze d'opposizione a livello nazionale, anche qui i dati sono significativi. Nel 2018 5 Stelle e PD avevano il 41% dei voti, nel 2023 sommandoli arrivano al 19%, quindi dal 40 al 20%, dimezzato il dato percentuale. Ultimi due dati: all'interno delle forze d'opposizione il PD tiene, anzi vede aumentato un attimo, migliorato un attimo la sua posizione, perché passa dal 9 al 12%. Quello che invece vede una vera e propria catastrofe è il Movimento 5 Stelle, con un passaggio dal 31,5%. Ricordiamo che nel 2018 il Movimento 5 Stelle si era presentato autonomamente con un suo candidato,
il candidato aveva preso quasi il 39%, il 5 Stelle come partito il 31%, ecco, alle elezioni del 2023 il Movimento 5 Stelle è sceso al 7%, quindi dal 30% al 7%. Una catastrofe evidente, ecco, non ci vuole un analista particolarmente raffinato per capire cosa è successo. Un tracrollo che poi abbiamo visto essere stato uguale anche nelle precedenti lezioni che abbiamo commentato, no? Sì, un tracollo generalizzato. Era anche alle regionali, era stato il partito che aveva subito lì, ero riuscito a fare l'analisi in termini assoluti, anche no, di dati assoluti, non percentuali, i dati assoluti parlavano chiaramente, già da lì c'era stato un tracollo chiarissimo, fra l'altro poi mi taccio, tracollo elettorale più che chiaro, insomma, non evidente, al quale però corrisponde una vitalità mediatica particolare, perché se uno guarda il tono con cui si propone Conte, no? Le manifestazioni, queste che ci sono state, è un tripudio, una gioia, e quindi c'è questa festa. Una vitalità o vitalismo sarebbe meglio dire, al quale corrisponde una catastrofe, ecco, non è, il canto del cigno sembra. Ecco, infatti proprio su questo poi pongo la domanda a Umberto, perché appunto il 5 Stelle tracrolla alle elezioni, ma molto vitale nelle piazze, e, mentre invece il PD tiene botta, addirittura abbiamo visto che guadagna anche qualcosa rispetto alle precedenti elezioni, e questo abbiamo visto accadere anche, diciamo, in generale quando abbiamo commentato le elezioni nelle precedenti puntate, non abbiamo mai parlato di un generale tracollo del PD, ovviamente che resta sempre enormemente dietro il centrodestra e soprattutto Fratelli d'Italia, che è schizzato nelle preferenze, però invece il PD poi, se andiamo a vedere a livello istituzionale, non è presente nelle piazze. Sì, abbiamo visto l'hashline presenziale a destra e a sinistra, però in realtà non c'è un vero PD nelle piazze, se non in qualche manifestazione Pride che abbiamo visto negli ultimi giorni. Ecco, allora come ti spieghi questo opposto movimento dei due partiti di opposizione, e se vedi nel futuro un'alleanza probabile? Io credo che la ragione stia un po' nella natura dei due movimenti, nel senso che comunque il Movimento 5 Stelle è nato come movimento di piazza, è nato per cavalcare il dissenso, ed è evidente che stia cercando di rigenerarsi di lì, dopo aver attraversato una stagione anche di governo e quindi di responsabilità istituzionali, tra parentesi direi abbastanza alimentari, senza voler essere offensivo nei confronti del Movimento 5 Stelle, ma è evidente che questo la sta pagando, perché credo che l'elettorato sia rimasto molto deluso, e quindi io credo che sia difficile che adesso il Movimento 5 Stelle riesca nell'operazione di ritinteggiare la facciata e ripresentarsi nuovamente come partito del dissenso, delle piazze e al di fuori delle istituzioni. Invece il PD è un partito comunque pienamente istituzionale, che su vari fronti ha sempre rappresentato in realtà opinioni e visioni anche politiche dell'establishment, comunque istituzionali, quindi non ha in realtà, da quando non è più partito comunista, in un certo senso non ha più un radicamento nel popolo, ed è proprio questa mancanza di radici in realtà la sua debolezza in questo momento.
Quindi non mi stupirebbe del tutto un tentativo elettorale, un tentativo di alleanza, soprattutto visto la grandissima forza elettorale della destra in questo momento. Probabilmente stanno ragionando sul fatto che se non si uniscono, la vittoria delle destre nelle prossime appuntamenti elettorali è data per scontata. Però vi sono anche ostacoli da superare. Primo fra tutti, ci ricordiamo tutti, credo, lo slogan del Movimento 5 Stelle, mai col PD, no? Che era sbandierato in maniera forte e veemente nelle piazze, per cui contemporaneamente voler ricostruire la propria verginità politica e allearsi con il nemico storico, l'establishment, è un'operazione politicamente piuttosto complessa, secondo me. Quindi staremo a vedere, ma non ho molta fiducia che nelle prossime elezioni, insomma, ci saranno grandi colpi di scena elettorali da questo punto di vista. Diciamo, è più probabile. Sì. Prego, prego. No, volevo aggiungere una cosa a conferma di quanto è stato appena detto, e cioè che questa è notizia molto fresca di giornata proprio, e cioè che è stata depositata una proposta di legge di tutte le forze d'opposizione sul salario minimo, ed è firmata da tutte le opposizioni. È una cosa di oggi, e quindi vediamo su questo punto sul quale si creano divisioni nette, perché come sappiamo Renzi è assolutamente sfavorevole, e si creano alleanze inedite perché invece Confindustria è d'accordo, perché dice tanti contratti che noi firmiamo sono, e la destra è sfavorevole, la destra. Quindi niente, questa iniziativa di oggi è una formalizzazione del tentativo di un'azione comune. A proposito di Renzi, per quanto riguarda il Molise, poi né Italia Viva né Azione si sono presentate, ma diciamo, sfogliando vari articoli, si dice che Renzi abbia sostenuto la destra, il candidato di destra, quindi appunto vengono confermate delle posizioni del centro molto più vicini alla destra che alla sinistra. Assolutamente. Vabbè, Renzi è di destra, questo ormai sì. Si possa dire, lo possiamo dire anche a voce ormai. Signori, siamo andati lunghi, ma tante cose di cui parlare ovviamente necessitano di tempo e di approfondimento. Vi ringrazio di essere stati con me anche stasera, così come ovviamente ringrazio tutti i nostri spettatori. Buona serata al professor Lanzalaco. Buonasera a tutti. E buona serata all'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci.